Ok, e siamo live. Questa sera abbiamo un ospite internazionale, il professor Ugo Panizza, che ci parla da Zurigo, da dove insegna, uno degli economisti più noti al mondo. Quindi, professore, grazie per essere qui. È veramente un grande piacere ospitarla. Grazie per l'invito, però sono a Ginevra, qua Ah, scusa, Ginevra. nessun problema. E come si evince dal titolo della live, saremo qui per parlare un po' delle misure di sostegno alla domanda che stanno tornando molto in voga di questi tempi. E sicuramente uno degli autori più citati dai sostenitori di queste politiche economiche è Keynes. E quindi io le parto subito con la prima domanda, ovvero cosa diceva in origine Keynes. E come si l'evoluzione del suo pensiero nel corso di questi anni. Allora, cosa diceva in origine Keynes? È difficile da dirlo perché Keynes non ha mai scritto un modello simile a quello a cui siamo abituati noi. Quindi ci sono centinaia di storici del pensiero economico che dibattono ancora su cosa diceva, cosa avesse detto esattamente Keynes. Anche perché poi Keynes. Quello che dice nella teoria generale è un po' diverso da quello che dice sul trattato sulla riforma monetaria, è un po' difficile, un po' diverso. Forse la cosa più utile è so Paul Krugman ha una bella immagine per descrivere questo. Dice che c'è un tipo che guarda un quadro alla Galleria Nazionale degli Stati Uniti, un quadro famoso di George Washington su una barca. E passa uno, dice: "Ma George Washington era veramente come in questo quadro?" E il tipo dice: "Non lo so, però tutti pensiamo che sia così." E questo vale un po' anche per Keynes, che la maggior parte degli economisti, quando pensano a Keynes, pensano all'interpretazione di Keynes che è stata data da John Hicks nel modello ISLM. Quindi, dirti esattamente cosa aveva in mente Keynes, non te lo saprei dire, però diciamo l'interpretazione tipica di Keynes è quella, che passa attraverso, questo modello famoso di Hicks, in un paper che si chiamava Mr. Keynes and the Classics, che è questa l'interpretazione, se vuoi parliamo di questo. E poi se vuoi ti posso dire, come alcuni, perché i keynesiani veri e propri pensano che l'interpretazione di Hicks sia un'interpretazione in un certo senso bastardizzata di Keynes, e magari possiamo parlare un po' di questo, però magari forse è meglio iniziare a parlare, diciamo, di questa visione standard. Sì, lascio la palla a lei, quindi decido un po' lei il percorso da seguire. La visione standard diciamo, del modello keynesiano è una visione che si concentra sulla domanda aggregata. Questo viene dal fatto che Keynes ha scritto la sua opera fondamentale durante la Grande Depressione, quindi lui vedeva, cercava, pensava politiche per uscire dalla Grande Depressione, quindi non pensava che l'offerta aggregata fosse un problema a questo punto, quindi concentrato sulla domanda aggregata e questa idea che ci sono questi due grossi mercati, un mercato che ha a che fare con l'equilibrio nella domanda e l'offerta di moneta e un altro mercato che invece ha a che fare con l'equilibrio tra i risparmi e gli investimenti. Da qua viene il modello di Hicks, la curva LM, che è la curva che rappresenta l'equilibrio nel mercato della moneta, e la curva IS, che è quella che rappresenta l'equilibrio tra investment e savings, da cui viene la domanda. E in questa interpretazione
ci dice come spostando, come le politiche fiscali e le politiche monetarie, spostando queste due curve, la politica fiscale spostando la curva IS e la politica monetaria spostando la curva LM, possono influenzare il reddito d'equilibrio e quindi spostare l'economia da una situazione di recessione a una situazione da quella dell'equilibrio macroeconomico. Pensavo forse se vi volesse fare una domanda, no? E invece, se quando si parla di Keynes si parla molto spesso anche di politiche anticicliche. Quindi, molto banalmente, cosa sono, come funzionano, anzi meglio dire come dovrebbero funzionare e poi nella loro pratica come funzionano? Ok, allora, la visione di maggioranza tra gli economisti, non tutti sono d'accordo su questo, però diciamo magari l'80% degli economisti pensano che possiamo, dal punto di vista concettuale, dividere l'andamento dell'economia tra un trend di lungo periodo e delle fluttuazioni cicliche attorno a questo trend. Il trend di lungo periodo è dato da fattori strutturali, mentre queste fluttuazioni cicliche sono date dal fatto che in certi periodi la domanda aggregata è troppo alta o la domanda aggregata è troppo bassa. E le politiche keynesiane, che sono politiche di controllo della domanda aggregata, dovrebbero attenuare queste fluttuazioni cicliche, contraendo la domanda aggregata durante periodi in cui l'economia è troppo surriscaldata, che quindi potrebbe portare a livelli di inflazione alta, e espandere la domanda aggregata durante periodi di recessione. Come si espande, come si contrae la domanda aggregata? Qua ritorniamo un po' alla curva ISLM, ci sono due leve, c'è la leva fiscale e la leva monetaria. Se vogliamo espandere la domanda aggregata, cosa che si dovrebbe fare durante recessioni, con la leva fiscale si dovrebbero fare dei disavanzi di bilancio, spendere più, lo Stato dovrebbe spendere più di quanto incassa, e l'opposto dovrebbe essere fatto durante i periodi in cui l'economia va troppo forte. La politica monetaria, in modo simile, in periodi in cui l'economia è in recessione occorrerebbe abbassare i tassi di interesse, e in periodi in cui l'economia è surriscaldata, alzare i tassi di interesse. Il problema fondamentale, tu mi hai chiesto come funziona, il problema fondamentale con la politica fiscale è che spesso i politici sono ben contenti di andare in disavanzo durante i periodi di recessione, ma sono meno contenti di andare in avanzo durante i periodi di espansione. E chiaramente se tu fai questo finisci per accumulare un debito molto alto, perché se quando le cose vanno male spendi di più di quanto incassi e quando le cose vanno bene non spendi meno di quanto incassi, alla fine continui a fare o dei pareggi o dei deficit e il debito si accumula. Il grande problema è, come dice Andrés Velasco, che è un grande economista ed è stato anche il ministro delle finanze in Cile, lui dice sempre you should be Keynesian in both parts of the cycle, devi essere keynesiano in tutte e due le parti del ciclo, mentre c'è un po' una tendenza dei politici di essere keynesiani solo durante le recessioni.
keynesiani anni da recessioni anche durante le espansioni. O magari anche questo, sì. Però questo è meno un problema. Il problema, se tu guardi i dati, il problema è proprio che durante le espansioni non vengono accumulati grossi surplus e questo non permette chiaramente di avere una politica più espansionaria durante le recessioni. Questo è un po' il problema. Alcuni paesi hanno cercato di creare vincoli. Infatti il patto di stabilità dell'euro è uno di questi vincoli, ma alcuni paesi hanno cercato di crearsi vincoli stessi, ad esempio in Svizzera e in Germania c'è questo freno del debito che non permettono al debito di alzarsi. La Svizzera, a mio avviso, prima del Covid, adesso col Covid no, ma prima del Covid, aveva un po' il problema opposto dell'Italia, nel senso che la Svizzera tagliava la spesa senza nessun bisogno di farlo, perché erano un po' troppo ossessionati col debito. Chiaramente questi li ha messi in una posizione che quando è arrivato il Covid possono spendere tutto quello che vogliono. Infatti, se posso aggiungermi, poi una parte, o meglio, i keynesiani, quelli politici, diciamo, almeno in Italia, dimenticano che ci sono dei vincoli, nel senso i livelli del debito rendono anche più difficile una politica fiscale più espansiva. Infatti qua volevo chiederle, ma il livello del debito, lo stock del debito, quando è che diventa un problema? Cioè, quando è che va a limitare le politiche fiscali, se le va a limitare? Perché so che lei comunque ha affrontato già, anche pubblicamente ho visto che ha affrontato il tema sul caso Rogoff-Reinhardt, no, del famoso paper, quindi volevo sapere una sua opinione su questo. Questa è una domanda molto difficile. Siamo tutti d'accordo che c'è una soglia al di sopra del quale il debito diventa insostenibile. Il problema è che nessuno sa cos'è questa soglia. E ci sono due problemi qua. Un problema fondamentale è che in parte questa soglia è dovuta alle aspettative, perché se la gente pensa che tu non hai problemi di sostenibilità ed è disposta a prestarti soldi a tassi molto bassi, tu puoi sostenere livelli di debito molto alti. E vedi paesi che non hanno nessun problema a sostenere livelli del debito del 150%, del 100%. Nessuno dubita, ad esempio, della solidità della Germania, che a livelli di debito non so quanto sia adesso, ma probabilmente l'80-90% del PIL, o degli Stati Uniti, che sarà il 100% del PIL. Mentre vedi paesi, l'Argentina, la crisi dell'Argentina del 2001 è successa quando il rapporto debito-PIL era al 45%, semplicemente perché se tu hai il debito-PIL al 50% ma devi pagarci il 20% di interesse, vuol dire che stai pagando il 10% del PIL di interessi. Se c'è il rapporto debito-PIL al 200%, ma paghi lo 0,5% di interesse, stai pagando l'1% del PIL in interessi. Quindi questa un po' il problema del paper di Carmen Reinhart e Ken Rogoff era questa idea che c'è questa soglia unica per tutti i paesi. Probabilmente questa soglia esiste a un qualche punto, però non è unica. E dipende molto dal tasso di interesse, dipende molto da quanto la gente si fidi di te. Ed è per questo che in un certo senso avere degli esponenti politici, due in Italia famosi con il cognome che inizia per B, che
vanno a fare, quando specialmente il loro partito era al governo, vanno a fare dichiarazioni, usciamo dall'euro, non paghiamo il debito, facciamo questo, ha dei costi enormi perché aumenta il costo del debito, quindi per un dato livello del debito rende il debito, queste dichiarazioni rendono il debito meno sostenibile. Però chiaramente other things equal, più alto è il livello del debito che tu hai, più limitate sono le tue possibilità di fare politiche espansive quando è necessario. Di nuovo, la Svizzera sta spendendo un'enormità di soldi e lo può fare perché per tanti motivi, tassi di interesse, il governo svizzero può prendere a prestito 30, a 30 anni pagando tassi di interesse negativi, cioè la gente paga per prestare i soldi alla Svizzera. Chiaramente quando sei in una situazione di questo tipo puoi fare quasi tutto quello che vuoi. C'era una domanda che è apparsa dal pubblico prima, e vabbè, comunque il paper ha detto da Save è Growth in a Time of Debt, paper che vabbè, comunque ne ha parlato anche con il prof Boldrin in uno dei suoi ricevimenti, se volete andare a recuperare quel pezzo. È arrivata una domanda da Umberto che si è chiesto: siamo in trappola della liquidità con i tassi in rialzo? Trappola. Non capisco bene la domanda, perché come facciamo a essere in trappola della liquidità? Cioè, l'idea della trappola della liquidità è una situazione in cui i tassi sono bloccati a zero, quindi se i tassi si alzano vuol dire che non siamo in trappola della liquidità. Non sono sicuro capisco la domanda. Non so, magari adesso la riformulo e poi la riprendiamo un po' più in là. Non so se qualcuno dei miei colleghi vuole aggiungere qualcosa, se no passerei al prossimo punto. Ah, ecco, ho detto, molti dicono che ora siamo in trappola della liquidità e quindi possiamo monetizzare il debito. Ok. Questa è una... So, è vero, c'è una grossa discussione su questo, cioè, è vero che adesso, a questo punto, si potrebbe monetizzare il debito, nel senso che a questo punto non c'è... le aspettative di inflazione si sono alzate un pochino da quando Biden ha annunciato il mega stimolo, però le aspettative di inflazione sono ancora basse e in teoria uno potrebbe monetizzare il debito. Il problema è che la monetizzazione del debito non è un pasto gratis, perché cosa succede se monetizziamo il debito? Adesso vendiamo il debito alla banca centrale, la banca centrale ci dà i soldi, non c'è inflazione e siamo tutti contenti. A un certo punto l'inflazione tornerà, sempre tornata, quindi tornerà, e quando l'inflazione tornerà la banca centrale dovrà decidere se combattere o meno l'inflazione. Se il modo in cui la banca centrale decide di combattere l'inflazione è aumentando i tassi di interesse, e facendo anche questo è non comprando più i titoli di Stato o addirittura vendendo i titoli di Stato che c'è nel portafoglio. E a questo punto, se il livello del debito è molto alto, la crisi del debito arriverà a quel punto.
Quindi è un po', è vero che adesso possiamo monetizzare il debito, però non dobbiamo illuderci che questo non abbia conseguenze il giorno che l'inflazione aumenta, a meno che noi non crediamo che l'inflazione starà bassa per sempre, cosa che io penso improbabile, però tutto è possibile. Quello, una cosa fondamentale che tutti dovrebbero capire, che la banca centrale non può creare risorse reali. Noi tutti vogliamo risorse reali, cioè non è che c'è magari Paperon de Paperon gli piacciono i soldi per farci il bagno, però a tutti noi vogliamo i soldi per comprare telefoni, penne, scarpe, giacche, auto, tutte queste cose qua. Tutte queste cose qua la banca centrale non le può produrre. La banca centrale può produrre i soldi, ma non può produrre le cose che noi vogliamo comprare con i soldi. Quindi in un momento in cui c'è poca domanda, la banca centrale ci dà i soldi, ce li mettiamo in tasca e non c'è nessun problema. E può darli allo Stato, non c'è nessun problema. Però la banca centrale non allenta il vincolo bilancio dello Stato, semplicemente lo sposta più avanti. E a un certo punto queste risorse reali dovranno venire prodotte. Come potranno venire prodotte? O alzando le tasse nel futuro, questo è un modo di farlo. Quindi monetizzando il debito adesso, non paghiamo tasse adesso, ma qualcuno dovrà pagare nel futuro. Oppure creando inflazione nel futuro. Creando inflazione, l'inflazione è un'altra tassa, quello che viene tassato sono quelli, la moneta che abbiamo in tasca. Quindi questa illusione che stampando moneta la banca centrale rilassi il vincolo di bilancio è sbagliata, perché la banca centrale non può creare risorse reali, può solo creare moneta. Poi, se posso, poi lascio la parola a Matteo, ma un tipo di operazione del genere, cioè monetizzare il debito, non minerebbe anche un po' la credibilità della banca centrale europea e poi renderebbe magari difficile mettere in gioco delle politiche monetarie efficaci in futuro? La teoria standard dice di sì. Se io voglio fare l'avvocato del diavolo e fare il monetizzatore, ti risponderei in questo momento dove stiamo facendo undershooting dell'inflazione costantemente da 15 anni, avere una banca centrale meno credibile in un certo senso sarebbe una cosa buona. Capisci? Perché adesso in un certo senso se tu leggi i papers di Woodford, che è probabilmente il più grande esperto di politica monetaria, vedi che il problema che hanno le banche centrali adesso è che non hanno credibilità, ma nel senso opposto a quello che noi abbiamo. Io sono cresciuto in periodi di inflazione alta, sono cresciuto in Italia negli anni 70, quando il problema era l'inflazione troppo alta, e tutte le banche centrali sono state formate con questa idea di avere questa credibilità antinflazionaria. In questo momento è quasi l'opposto, le banche centrali non hanno la credibilità di essere irresponsabili in un certo senso per portare l'inflazione a questo famoso target del 2%. Uno dei paper famosi, un paper teorico di Ken Rogoff, è il paper che viene chiamato normalmente The Conservative Central Bankers. Nei modelli standard sulla credibilità della banca centrale c'è questo problema di inconsistenza temporale in cui la banca centrale ha sempre un incentivo a creare più inflazione di quanto sia ottimo. E allora anche se la banca centrale ha le stesse preferenze
dei cittadini. E una soluzione a questo problema, che è stata proposta da Rogoff in un paper famoso degli anni Ottanta, è che il banchiere centrale dovrebbe essere più conservatore, si dice conservatore in Italia, conservative in inglese, più conservatore della popolazione, e questo darebbe questa credibilità alla banca centrale di ridurre l'inflazione, per ridurre l'inflazione. In un certo senso adesso, se tu metti il discorso contrario, tu vorresti quello che una volta ho chiamato a hippie central banker, no? un banchiere centrale che a cui l'inflazione dispiace meno di quanto non dispiace la popolazione. Questo è un po' l'argomento, diciamo, da avvocato del diavolo, che uno ti potrebbe dire: perché sei preoccupato della credibilità della banca centrale in un momento in cui le banche centrali stanno facendo undershooting del loro target di inflazione? Però hai ragione, nel senso che una volta che hai perso la credibilità, riacquistarla è enormemente costoso. E quindi questi che ti dicono che te ne frega della credibilità, gli devi rispondere sì, ma ricordati che quando ci sono stati dei costi molto alti per acquistare questa credibilità, e una volta che l'hai persa, riacquistarla è molto costoso. Però questo è un discorso molto complicato, con cui non convincerai mai uno che vuole stampare soldi. Visto che parliamo di stampa della moneta, mi voglio un attimo ricollegare con una domanda, come dire, d'opinione. Lei cosa ne pensa dei post keynesiani? Allora, i post keynesiani sono quelli di cui parlavamo prima, quelli che cercano di dare una vera, diciamo, una vera interpretazione di Keynes, dire, cioè, tu, l'interpretazione standard di Keynes che arriva da Hicks, basata sulla sintesi neoclassica di Keynes, è una bastardizzazione di quello che Keynes aveva pensato. I post-keynesiani cercano di ritornare al vero pensiero di Keynes. Quello che ne penso, io ho tanti amici che sono post-keynesiani, ci sono alcuni che sono degli ideologhi, altri che sono degli studiosi seri, che io vedo più impiegati a fare un esercizio intellettuale nel capire cosa volesse dire Keynes, che è una cosa interessante da fare. Come uno, io potrei mettermi a studiare come uno studiare cosa pensava Van Gogh quando dipingeva. Secondo me l'errore fondamentale di alcuni post-keynesiani, non di tutti, è il pensare che le politiche di domanda possano risolvere problemi di lungo periodo, che non penso che sia il caso. Allora, c'è un'altra domanda di opinione, sempre da Economia Italia, che ci chiede: cosa ne pensa del modello Barro-Gordon sulla credibilità della banca centrale? Allora, il modello Barro-Gordon è il modello alla base, quando prima parlavo del paper di Rogoff sul banchiere centrale conservatore, questa letteratura è una letteratura che è tutta basata sul modello di Barro-Gordon. Il modello di Barro-Gordon a me piace molto, è un modello elegante che... vuoi che spieghi cosa dice il modello di Barro-Gordon? No, sì, forse velocemente per gli spettatori che non lo conoscono, e velocemente anche... Il modello di Barro-Gordon è esattamente un modello di timing consistency, di inconsistenza temporale.
hai un banchiere centrale o un policy maker che cerca di raggiungere due obiettivi. Un obiettivo è quello di minimizzare la disoccupazione o aumentare il reddito, nel modello originario era solo disoccupazione, e l'altro obiettivo è quello di tenere l'inflazione vicino all'obiettivo dell'inflazione. Esiste, in questo modello c'è una Phillips curve, nel senso che tu puoi ridurre la disoccupazione con delle sorprese di inflazione. Allora, quello che succede nel modello di Barrow Gordon, il banchiere centrale dice: terrò l'inflazione bassa, una volta che i contratti di lavoro sono firmati, però il banchiere centrale ha un incentivo a creare una sorpresa inflazionistica, questo abbassa il costo del lavoro e aumenta l'occupazione. Questo, però, Barrow Gordon dicono, a cani sciuno e fesso, ci abbiamo aspettative razionali, quindi la gente si aspetta questo aumento inflazionistico, quindi chiede salari più alti in anticipo e quindi finiamo in una situazione in cui i salari nominali sono alti, l'inflazione è alta, i salari reali non cambiano e la tassa di disoccupazione non cambia, quindi abbiamo inflazione più alta senza aver guadagnato niente in termini di disoccupazione. E da lì è partita una letteratura enorme su come risolvi questo problema di inconsistenza temporale, e le due soluzioni tipiche, una è appunto il banchiere centrale conservatore di Rogoff, e l'altra è avere dei contratti di termini di inflazione per i banchieri centrali. C'è un paper famoso di Carl Walsh del 1993, se mi ricordo bene, o 95, che in un certo senso il fondamento teorico dell'inflation targeting. Ok, abbiamo un'altra domanda dal pubblico che chiede: nei dibattiti a volte sembra che i keynesiani ignorino offerta e produttività. È veramente così o è solo una posizione che prende una certa parte del filone, ecco? Di nuovo è difficile dire i keynesiani, cioè c'è di tutto, nel senso. Però sì, sicuramente c'è gente che pensa che tutto sia determinato dalla domanda, e questa è chiaramente una posizione sbagliata. Io non so se nessuno di voi legge lo spagnolo, c'è un libro, non bellissimo, il libro è una catastrofe, però c'è un libro che spiega questa posizione molto bene, che è il libro del piano, che spiega il piano economico, infatti il libro è il piano economico di Alan Garcia, il presidente del Perù, negli anni 80. Alan Garcia è stato presidente del Perù due volte, una volta negli anni 80 e una volta 10 anni fa. Negli anni 80 aveva portato iperinflazione e tutto. E questo libro, che si chiama, scritto da un economista argentino, si chiama El Perú Eterodoxo, ha questa posizione, come descritta da chi ha fatto la domanda, in cui tu, spingendo la domanda aggregata, puoi fare diventare un paese ricco. L'unica cosa che hanno ottenuto è stata l'inflazione al 10.000%, però alcuni hanno questa posizione. Penso sempre meno adesso, però alcuni ce l'hanno ancora. Comunque, se leggete spagnolo dovrete leggere questo libro, oppure leggere, c'è un libro fantastico, una raccolta di saggi edita da Roddy Dornbush e Sebastian Edwards, che si chiama The Macroeconomics of Populism in Latin America, dove c'è un capitolo per ogni paese dell'America Latina, e in quel libro c'è un capitolo sul Perù. Io ho scoperto questo libro grazie a questo capitolo sul Perù di Riccardo Lago.
Allora, dal pubblico arriva un attimo un'altra domanda. Prima si citava appunto il paper di Woodford, qual era il titolo? Ce ne sono tanti, vi posso cercare e mandare le cose, ma c'è una serie di paper di Woodford su questo. Non so se poi magari a fine video mi vuole inviare via mail una, tra virgolette, bibliografia consigliata che poi magari possiamo condividere con i nostri spettatori. A tal proposito, io ora volevo cacciarmi una domanda visto il tema. La questione è che pongo io questa: Keynes non ha una responsabilità morale in tutto questo? Cioè, il demand side. Allora, io personalmente, Keynes, diciamo, non ho una grande passione per lui. Sono un sostenitore piuttosto del supply side approach. Personalmente, ritengo che Keynes abbia letteralmente frainteso la legge di Say e la supply side economics. Se possiamo usare quel termine per quel periodo di tempo. Quindi non c'è una sua responsabilità in questo. Cioè, lui cos'è che diceva nella teoria, economica generale, al di là delle sue quattro pagine di critica Say, che non presero nel segno per niente? Keynes, la teoria generale è molto lunga, dice, diceva molte cose, è molto lunga ed è molto difficile da leggere, è un libro abbastanza difficile. Keynes diceva che ci possono essere periodi in cui l'economia è fuori dall'equilibrio e chiaramente tornerà in equilibrio dandoci abbastanza tempo, però uno può aiutare l'economia a tornare in equilibrio più velocemente con delle politiche appropriate. Penso che questo sia un riassunto ragionevole della posizione di Keynes. La frase famosa di Keynes, che tradotta in italiano è più o meno così: gli economisti si mettono davanti a un problema troppo facile pensando che dopo una tempesta, cercando di confrontare una tempesta, pensando che dopo una tempesta il mare tornerà piatto. Chiaramente nel lungo periodo il mare tornerà piatto, e poi c'è la sua frase famosa, but in the long run we're all dead. Simone, andiamo pure avanti, secondo me. Quindi ci stiamo addentrando sempre di più nel discorso a quale è partita poi l'idea di questa live nell'attualità, ovvero le politiche demand side. E in questo periodo il governo precedente oramai ha emanato un sacco di bonus e misure simili, quali il cashback, per sostenere la domanda. Quindi, in un'opinione tecnica, scusate. In un'opinione tecnica, cosa ne pensa? E in un'altra vorrei, come si può misurare il successo di tali misure? Perché, ad esempio, ho visto molta gente vicino al precedente governo dire il cashback ha funzionato perché un sacco di gente l'ha utilizzato. E personalmente non l'ho trovato un metro di paragone adeguato, perché se piovono soldi dal cielo e io li raccolgo, non posso dire se la misura è stata adeguata o meno. Ecco. Sai, misurare l'effetto di una politica macroeconomica è difficilissimo, perché c'è un problema di endogeneità enorme. Quindi, hai pienamente ragione. Ma anche al di là del fatto
di quello che dici tu, che se dai i soldi alla gente, la gente li spende. Dal puro punto di vista econometrico è difficilissimo stimare un moltiplicatore fiscale. Questa è una cosa difficilissima da fare. Ci sono degli esperimenti, ci sono un po' di cose da fare, però sì, però questa è una sciocchezza. Il problema, io sono chiaramente più keynesiano di Matteo, però il problema dell'Italia, il problema fondamentale dell'Italia non è un problema di domanda, ma è un problema di produttività. E fino a quando non risolviamo questo problema, non caveremo un ragno dal buco. Magari, sai, magari puoi stimolare la domanda e avere 2 o 3 anni di crescita un po' più alta, però poi torniamo allo stesso problema. Adesso dico una cosa che forse non so dove è la vostra audience, ma magari. Il sud dell'Italia è 50 anni che ha uno stimolo fiscale ininterrotto. Non ha risolto nessun problema. Se ci sono dei papers della Banca d'Italia che confrontano, calcolano dei deficit fiscali a livello regionale. E il sud dell'Italia è 50 anni che ha un deficit fiscale. Chiaramente, se il problema fosse stato lo stimolo fiscale, avresti dovuto vedere un po' di crescita, almeno un po' di convergenza. Non abbiamo visto assolutamente niente. Il problema dell'Italia è il problema che l'Italia è 20 anni che non cresce. E poi, come dicevo prima, la gran parte degli economisti pensano che, grosso modo, puoi scomporre la crescita economica in un trend di lungo periodo e in fluttuazioni attorno a questo trend di lungo periodo, e le politiche keynesiane ti possono aiutare a rendere queste fluttuazioni attorno al lungo periodo, al trend di lungo periodo, a renderle più piccole. Questo può essere utile. Però alla fine non ti aiutano ad aumentare la crescita di lungo periodo, forse con un'eccezione che possiamo parlarne, e il problema fondamentale dell'Italia è la bassa crescita di lungo periodo. Lei prima ha citato il moltiplicatore fiscale, no? Che alla fine è forse la parola più usata dai keynesiani italiani, da Borghi, Bagnai, quelli che si dicono keynesiani almeno. Ma il moltiplicatore fiscale è mai stato maggiore di uno? E se sì, quando lo è stato, in che occasione, a che condizioni? È ragionevole pensare che possa esserlo anche oggi? Allora, ci sono dei modelli. Secondo i modelli teorici, il moltiplicatore fiscale tende ad essere più alto quando i tassi di interesse sono vicino al zero. Quindi, in teoria, adesso il moltiplicatore fiscale dovrebbe essere più alto che in periodi di tassi di interesse normali. Il problema è che nessuno l'ha mai misurato bene, quindi le misure del moltiplicatore fiscale a livello aggregato, they are all over the place. C'è un paper molto bello di Giancarlo Corsetti, Simone, gli altri due non mi ricordo più, che hanno una misurazione molto precisa del moltiplicatore fiscale.
però a livello regionale, perché quello che loro hanno un esperimento naturale, vedono cosa succede. Loro guardano ai comuni che sono stati commissariati per casi di mafia. Nel momento in cui il comune viene commissariato, deve ridurre la spesa per forza, perché arriva questo commissario che fa questo, e quindi hai, diciamo, un impulso fiscale negativo in questo caso, che è esogeno, quindi hai la condizione perfetta per misurare la dimensione del moltiplicatore fiscale. E loro in questo paper ottengono numeri molto alti, però è una cosa regionale, che quindi non sai quali siano gli spillover cerchi di farlo a livello nazionale, e in più loro hanno un esperimento di una contrazione fiscale invece che di un'espansione. Sì, anche perché poi il problema del moltiplicatore è come calcolarlo alla fine, perché cioè, tutti i modelli econometrici va a finire che è variabile endogene, quindi come fai a stimare No, no, effettivamente il moltiplicatore? esattamente questo è il problema. Il paper di Giancarlo ha questo shock esogeno che è il commissariamento del comune. C'è un paper molto famoso di Valerie Rami che cerca di stimare negli Stati Uniti guardando agli shock di spesa militare legati alla guerra del Corea, alla guerra del Vietnam. Però effettivamente sì, è molto difficile da stimare perché è endogeno, perché in macro è tutto difficile da stimare perché è tutto endogeno. Sì, che poi se non ricordo male, quando si parla di moltiplicatori, comunque il grande lavoro di riferimento è Alesi Nardagna. Se non ricordo male, i nomi che avevo scritto sull'austerity, che adesso mi scappa il nome del titolo. Giavazzi e Favero. Sì, scusa, Giavazzi. Quello sull'austerity, un attimo che provo a cercarlo. Il primo paper famoso è Giavazzi Pagano. Quello è il primo paper famoso sull'Irlanda. Ah, Lesina Giavazzi, austerità quando funziona e quando no. Sì, questo è il primo paper su Expansionary Austerity è un paper di Francesco Giavazzi e Marco Pagano. Poi ci sono stati tanti paper con Alesina, c'è cioè il paper di Alesina con Silvia e altri. È una letteratura su cui non c'è consenso. Ce n'è anche uno qua dell'IMF, non so se lo conosce. Di chi è? 2014. Vedo il link, però non Ah, so che è il paper. aspetta, adesso provo. Tanto Simona, vedo che è una domanda trepidante da fare. Sì, no, in realtà volevo tornare un passo indietro quando parlavamo dei bonus e delle politiche di supporto alla domanda. Io ho sempre letto Keynes, anche se appunto abbiamo detto che la lettura è particolarmente difficile, oltre al fatto che ha scritto molte cose in periodi anche molto diversi, però l'ho sempre interpretato come una politica di più di investimento, mentre invece quando parliamo di bonus, come dire, per lo Stato non è un investimento, è una spesa. E quindi volevo un po' capire in quest'ottica. Come dire, come sono da vedere queste politiche, se sono da vedere effettivamente come un investimento, perché poi di fatto vanno magari ad incrementare la domanda, oppure se sono una semplice spesa e che quindi non può, insomma, appellarsi alla questione keynesiana, investimento produttivo che deve sostituire un investimento che, come per esempio in tempi di Covid, dal lato privato magari non c'è per via delle aspettative negative. Allora,
Chiaramente, se il tuo obiettivo è stimolare la domanda, è meglio stimolare la domanda spendendo i soldi in modo produttivo che spendendoli in modo non produttivo. Però se tu pensi che sia necessario stimolare la domanda, la puoi anche stimolare con cose non produttive. L'esempio classico, che penso sia di Keynes proprio, è quello di nascondere soldi sottoterra. La gente scava per prendere i soldi. E questa è una cosa completamente improduttiva. Però la sua idea è che questo avrebbe stimolato la domanda aggregata. Poi chiaramente se tu la stimoli in modo produttivo è chiaramente meglio, specialmente in un paese come l'Italia che ha problemi di produttività. Ok, non so se... Nel frattempo sono riuscito a recuperare il paper che dovrebbe essere... questo qui di Battini, Yard, Forni e Weber. Non so se lei lo conosce. No, non lo conosco. Ah, niente, allora. Non so se c'è qualcuno che vuole fare un intervento ulteriore. Eh no, questo paper è molto carino, diciamo, perché fa vedere diverse stime di moltiplicatori e insomma, spiega alcuni esempi. Insomma, c'è una bella tabella, si vede, se riesce a condividere lo screen. A pagina 4. Lorenzo Forni è bravissimo, quindi sicuramente sarà un bel paper. Ed è bello perché riassume un po' tutti i paper che... Però non conosco questo paper. Sì, poi bisogna leggere bene come il calcolo. Simone, il microfono. Ottimo, perché ho provato a leggere anch'io Austerità di Giavazzi, Favero, Malesina, già un classico, e anche loro facevano vedere che usavano diversi metodi di calcolo dei moltiplicatori, ottenevano tutti risultati diversi, e poi pur appunto si andavano a fare indagini sul perché. Per esempio alcuni erano dati da fenomeni di, se non sbaglio, di guerra, altri molto legati alle aspettative diverse. Certo, no, poi un'idea che è stata molto spinta da Alberto Alesina e da Francesco Giavazzi, c'è un paper di loro due con Favero, ma anche altri, è che la composizione dello stimolo conta. Ad esempio, ci sono alcuni paper di Alesina che fanno vedere che uno stimolo fiscale fatto attraverso il taglio delle tasse ha un moltiplicatore più alto, numero uno, e numero due ha un effetto più persistente di uno stimolo che viene fatto con un aumento della spesa. Ci sono parecchi paper di Alesina che vanno in questa direzione. Andrebbero a giustificare una deduzione fiscale alla fin fine. Corretto.
Beh, quindi anche il messaggio politico, insomma, è importante. No, non penso che loro si. Non penso, no, non so. No, non dico fosse il No, loro non posso obiettivo, però insomma. No, interpretare. Non posso no, no, interpretare. non dico che volessero quello, però insomma, dovrebbe essere recepita la cosa dalla politica che invece pensa ad aumentarle ancora le tasse nel nostro paese. Però. No, certo. Io vorrei aggiungere una domanda su una misura, diciamo. Simone, aspetta solo un secondo perché vedo che c'è una domanda dal pubblico, visto che parlavamo di austerity espansiva. Se il professore cortesemente poteva riassumere un attimo le critiche principali, penso, verso l'austerity espansiva. Se non sbaglio, ce n'è una molto forte di Blanchard e Krugman, che penso sia stata la principale mossa. Ci sono parecchie, se c'è una grossa discussione attorno al paper famoso di Alesina Ardagna, ci sono parecchi paper che dicono di tutto, comunque, come c'è un paper famoso del Fondo Monetario, di cui appunto Blanchard è stato autore, ci sono parecchie cose. Quello che vorrei dire, a dire la verità, se tu mi chiedi a cosa incredere, ti dico che non lo so, perché ho visto un po' di tutto, nel senso. Penso che dire che non c'è consenso sia il modo giusto, perché non penso ci sia consenso. Okay, se posso aggiungere, diciamo, credo che sia la mia ultima domanda, su una misura di sussidio veramente forte, ovvero quello che è il reddito di cittadinanza. Ovvero io, sotto un certo punto di vista, ne sarei anche favorevole a una misura di reddito minimo garantito, ma c'è, per dire, una ricetta generale su come vanno costruite, ad esempio, vanno associate per forza a politiche attive del lavoro. Io ti do il tuo reddito e tu in cambio ti iscrivi a un'agenzia del lavoro, inizi un corso di formazione, o è meglio, diciamo, tenere queste cose separate? Io sono abbastanza contrario. In generale, quello che io penso dovrebbe esserci una politica un po' simile a quella che esiste nei paesi scandinavi, ma anche in Svizzera dove abito io, quella che si chiama flex security, in cui tu hai un mercato del lavoro flessibile, con protezioni se rimani disoccupato, e come dicevi tu, un obbligo a cercare lavoro e una certa formazione, e ancora di più una chiarezza che dopo tot mesi questo aiuto che ti viene dato finisce. Sul reddito di cittadinanza io non sono un grande fan, e specialmente non sono un grande fan del reddito di cittadinanza in un paese come l'Italia che non se lo può permettere. Poi se ti puoi permettere le cose, puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non te le puoi permettere. C'è un discorso filosofico più interessante, se volete andare lì, non so se vogliate andare lì o no, che non riguarda adesso, ma riguarda il futuro. Immagina un futuro dove tutto è prodotto da robots. Tu potresti pensare che in un mondo in cui tutto è prodotto da robots, dove la gente non lavora più,
E se tutti questi robot sono di proprietà di 1000 persone, allora a questo punto è molto difficile pensare a un mondo senza reddito di cittadinanza. Però è un mondo da cui siamo ancora molto lontani. Io volevo farle una domanda che... No, scusa, no, fai la tua considerazione. No, personalmente io trovo che sia, come dire, anche un po' un'ipotesi utopistica, perché guardo il caso più che altro sudcoreano, per esempio. Cioè, l'idea che la tecnologia ci possa portare via tutto il lavoro o che l'uomo affida tutti quanti ai robot, come dire, è estremista. Perché alla fine comunque ci sarà sempre qualcuno che vorrà lavorare, magari la professione del futuro sarà più intellettuale rispetto a quella di oggi, magari certe mansioni manuali, anche per esempio l'ambito agricolo, scompariranno del tutto, però la mano umana, come dire, non verrà mai meno. Non lo so, tu ne sei sicuro? Io ne sono meno sicuro. Chi lo sa? Tanti lavori, già tanti lavori che la gente pensava che non fossero offshoreable sono stati offshored. Non sai, semplicemente non lo sappiamo. Ci sono... Voi siete giovani, io mi ricordo quando l'idea di fare una videochiamata era una cosa impensabile. E non è tanto tempo fa, sono 15 anni fa. Faremo tutti poeti nel futuro. Non lo so, adesso io non lo so, però... però... è possibile, nel senso che hanno creato un computer che batte il più grande maestro, che è più forte del più grande maestro di scacchi al mondo. Ci sono state parecchie cose, magari no, non lo so, però non lo so. Quindi sì, abolire il classico è sbagliato, sostanzialmente. È sbagliato abolire il classico, dobbiamo studiare tutti letteratura. Ragazzi, io ho studiato ragioneria, quindi ho fatto ragioneria, quindi come la castella. Anch'io. Anche io. E poi chi li fa i robot se tutti fanno classe? No, secondo me in realtà dipende anche molto da come cambiano, insomma, i desideri delle persone, perché comunque sappiamo che fin quando si evolvono i nostri gusti, le nostre richieste, si evolve poi anche l'offerta. No, ma questa era un po' una provocazione, nel senso, io come vi ho detto non sono un fan del reddito di cittadinanza adesso, appunto, lo sono ancora meno per l'Italia che non se lo può permettere. Però uno potrebbe pensare a... non so, ci sono cose strane. Cioè, mia figlia mi ha chiesto un po' di mesi fa, infatti 6 mesi fa, mi ha chiesto quanti anni avrei dovuto lavorare per guadagnare gli stessi soldi che Jeff Bezos ha guadagnato nei primi 6 mesi del 2020. Il mio calcolo approssimativo è stato più o meno 20.000 anni. E io guadagno abbastanza bene. Quindi tu puoi pensare che a un certo punto ci sia una concentrazione di ricchezza talmente forte che ci dovrà essere un qualche meccanismo di redistribuzione. Perché per me è difficile pensare, adesso stiamo andando veramente nel modo pindarici, è difficile pensare che Jeff Bezos è 20.000 volte più intelligente di me o ha lavorato 20.000 volte più lungo di me. Chiaramente è molto più intelligente di me e chiaramente, e magari ha lavorato più lungo di me, questo non lo so. Chiaramente è molto più intelligente di me. Però c'è una grossa componente di fortuna. C'è una grossa componente di fortuna e c'è una grossa componente legata alla società dove vivi. Perché se Jeff Bezos fosse nato in mezzo all'Amazzonia, sarebbe proprio... Avete visto tutti, c'era questa cosa, se
se Steve Jobs fosse stato, fosse andato a Napoli. Non so se l'avete visto. Cioè, no. Quindi la società dove tu vivi contribuisce anche al tuo successo. Vabbè, questa è una cosa filosofica. Io volevo fare una domanda, forse l'ultima, se nessuno vuole aggiungere più nient'altro. E secondo lei, se Keynes fosse vivo adesso e fosse in Italia durante la pandemia, cosa consiglierebbe al governo di fare? Fare bonus o qualcos'altro? Keynes, la mia lettura di Keynes, che Keynes era una persona abbastanza conservatrice, conservatore, non so vuole essere il modo giusto, l'aggettivo giusto. Io penso che se Keynes fosse in Italia adesso, consiglierebbe all'Italia di fare politiche che stimolino la produttività di lungo termine. Però io non ho mia idea di quello che Keynes direbbe se ci fosse adesso. Perfetto, va benissimo così. Keynes ha scritto il suo libro in un momento storico molto preciso, ed ha individuato, secondo me, qual era il problema principale di quel momento storico. Penso. Direi che per stasera è tutto. Però vi siete beccati, se vi siete beccati uno più keynesiano di voi, dovete... No. Se volete vi consiglio qualcuno che è più anti-keynesiano. Lo conosciamo bene. È qua con noi. In realtà, se permette, la questione intorno a Keynes, che sono pochissimi in realtà, a mio avviso, che sappiano cosa ha detto veramente Keynes al di là, diciamo, di tutte le distorsioni della, come dire, del tifo da stadio, eccetera. Ma, di nuovo, quello che Keynes ha detto o non ha detto veramente è interessante, come ho detto prima, se tu vuoi fare lo storico del pensiero economico. Va benissimo. Quello che conta è come Keynes è interpretato da adesso. È l'interpretazione, quindi se tu guardi a keynesiani con l'interpretazione che possono essere Larry Summers, Olivier Blanchard, Greg Mankiw, che tra l'altro sono persone con... punti di vista politici molto diversi. Hai una persona come Olivier Blanchard che tende a essere più di sinistra, magari negli Stati Uniti, in un ambiente degli Stati Uniti sarebbe chiaramente un democratico, Larry Summers che è chiaramente un democratico, e hai uno come Greg Mankiw che è un hardcore Republican. Hanno la stessa visione delle politiche di stabilizzazione ciclica. Non, io penso che l'associare almeno la lettura mainstream del keynesiana con politiche pazze sia una cosa sbagliata. Poi c'è un dibattito in economia, c'è tutta la scuola... quella che si chiamano i freshwater economies, Minnesota, Chicago, Prescott, tutta questa gente qua che pensano che le politiche e i prezzi siano pienamente flessibili, quindi non ci sia nessuno spazio per la gestione della domanda, tendono a essere una minoranza tra gli economisti. Diciamo, il modello standard
adottato da gran parte degli economisti, del New Keynesian model. Uno può essere d'accordo o disaccordo, però questo è più o meno il consenso della propria questione. Anche ho letto una discussione qualche giorno fa che anche Modigliani, Solow e Fisher che seguirono la tesi di dottorato di Mario Draghi erano keynesiani d'oltreoceano, quindi non tutti i keynesiani sono come i nostri che iniziano per B in Italia. Sì, loro erano keynesiani della sintesi neoclassica, sono keynesiani che seguono, diciamo, basati sul modello di modello di SLM, diciamo tutti quelli che in America ci sono quelli che si chiamano i saltwater economies, che sono keynesiani, quindi quelli che stanno in Massachusetts o in California. Sono sì, keynesiani della sintesi neoclassica. C'è un bel blog post sull'evoluzione del pensiero in macroeconomia di Davide Andolfatto. Se andate sul suo blog, lo leggete, l'ha messo solamente 2 o 3 giorni fa. Un po' dell'evoluzione diciamo, dal keynesianismo di Samuelson e Solow a la Real Business Cycle Theory di Minnesota e Chicago è più o meno la sintesi di adesso che sono del New Keynesian Model alla Woodford e Company. Com'è che si chiama? Che magari dopo lo linkiamo per chi ci sta seguendo. David Andolfatto Ah, trovato. ha una entry sul suo blog pochi giorni fa su, diciamo, l'evoluzione del pensiero macro, molto, molto bella. Ah, ok. Ah, Macromania, questo è sul blog. Ok. Trovato? Sì, se il suo spot è quello. No, più che altro stavo vedendo l'articolo pubblicato per primo qua. Aggiorni in Macroeconomics Thinking. Penso sia quello. Esattamente, esattamente quello. Allora, lascio qua È il un bel riassunto dell'evoluzione, diciamo, del pensiero dagli anni 60 ad adesso. Sì, beh. Una prima lettera davvero interessante. Bene. Abbiamo altre domande? No, non Simo, so che. da parte mia Dovete no. scoprire se Andolfatto parla italiano, chiaramente di origine italiana. Se parla italiano sarebbe fantastico intervistarlo. Beh, in caso è invitato secondo me Italia. Non so se ci sta seguendo adesso, ma Non lo intanto conosco di persona. Di St. Louis, magari lo conosce il professor Boldrin, non lo so. Può Sì, essere, sì. sicuramente Michele lo conosce. Penso Fabio Ghironi lo conosca bene. Intervistate Fabio è molto bravo. Magari. Adesso Vabbè, prenderemo nota nel futuro. Andiamo in chiusura. Andiamo in chiusura, abbiamo fatto la nostra ora un quarto di live, quindi poi chi si vuole se la va a recuperare, prendete appunti, mi raccomando. Noi ringraziamo ancora il professor Panizza per essere stato qui con noi, per aver accettato l'invito. Speriamo di avere ovviamente altre occasioni per confrontarci. E seguiteci, mettete mi piace, commentate, condividete e migliorate il dibattito pubblico. Grazie a tutti di averci seguito e buonanotte. Notte. Ciao ragazzi.